Buon pomeriggio, bentrovati amici di Medical, pari show al Renzo Barbera. Quante emozioni nella sfida tra Palermo e Spezia con la compagine di Albini che gioca un'ora di grandissimo livello, un calcio propositivo, spregiudicato, aggressivo, armonioso, lineare che ha messo in ambasce il Palermo di Corini sotto scacco per tutto il primo tempo. Uno Spezia che è riuscito anche meritatamente a passare in vantaggio con la perla di e Rezza, addirittura raddoppiare nel cuore della ripresa in cui il Palermo stava davvero producendo il massimo sforzo con la stoccata di Esposito, quando tutto sembrava davvero essere compromesso in termini di risultato. I cambi di Corini che hanno sortito gli effetti sperati con gli ingressi di Stulaz, Mancuso e D'Aurelio, oltre a quelli registrati nell'intervallo per Henderson e Insigne, insomma, particolarmente spenti, e il finale palpitante con proprio Mancuso che è riuscito ad accorciare le distanze, e poi la perla nel recupero al minuto 104 di Leo Stulaz. È successo un po' di tutto: l'ingresso di Soleri, logo di Brunori, ha dato nuova linfa, grande peso, forza d'urto al reparto offensivo. È stato Soleri tra i protagonisti di questa rimonta entusiasmante. Tanti dubbi, perplessità sulla direzione arbitrale. Probabilmente c'era un calcio di rigore per lo step on foot di Bertola su Brunori, rigore che era stato tra virgolette oggetto di lunghe consultazioni anche di un official review al VAR, così come in occasione proprio della punizione all'ultimo istante del recupero per il fallo di Bertola su Soleri, che era stato davvero straordinario nell'anticipare di testa il diretto avversario su un lungo lancio di Ceccaroni. Anche lì rigore prima concesso, poi official review al VAR che ha vidimato il fallo fuori aria, quindi la punizione dal limite in favore del Palermo. Ma lì ci ha pensato Leo Stulaz con un'esecuzione balistica assolutamente magistrale, di altissimo livello, di altissima caratura, a far impazzire il Barbera per un 2-2 finale che rappresenta quasi una vittoria per come si era messa la partita, per il valore e lo spessore dell'avversario, autore di una prestazione eccellente, per la serata storta, diciamolo anche chiaramente, di tanti effettivi in seno al gruppo rosanero. Comunque è stata una partita particolarmente intensa, particolarmente avvincente, che ha suggerito anche una serie di considerazioni interessanti. Siamo in diretta live streaming sul nostro portale www.medical.it, ovviamente anche sui nostri canali social, sulle piattaforme YouTube e Twitch, ma non solo, dalle 18:30 in diretta su Sesta Rete TV. E scusate perché abbiamo, insomma, un po' anche perso la voce nella concitazione di questa serata così palpitante, così emozionante. Allora, saluto anche il nostro grande Federico Serra in regia al coordinamento tecnico. Primo messaggio da parte di Massimo Benigno: il pareggio è stato il miglior risultato che potessimo fare contro questo avversario. Se andiamo in campo poco attenti, senza la giusta cattiveria, questa volta non c'è stato il colpo di fortuna che ha delineato la gara a nostro favore, ma la prodezza di Stulaz mi ha fatto assolutamente felice. Insomma, l'entusiasmo è davvero a palla, avanti tutta, senza paura di lottare. Allora, questo è il messaggio di Massimo. Sì, perché comunque avere la forza anche mentale, nervosa, caratteriale, di reagire in maniera comunque veemente, in maniera comunque gladiatoria, anche in una serata di vena storta in cui il Palermo era poco ispirato dal punto di vista del gioco, è un merito, perché insomma rimettere in piedi partite del genere implica non solo una statura dal punto di vista mentale e della personalità, ma anche e soprattutto, direi, grandissima forza d'animo, di reazione, grandissimo carattere. Quindi un Palermo che ha dimostrato ancora una volta di essere squadra, di essere gruppo,
di avere gli attributi e di voler a tutti i costi andare anche oltre i propri limiti e pur di ottenere un risultato che comunque resta un risultato importante, perché la classifica dello Spezia è clamorosamente bugiarda e l'abbiamo visto nei 100 e passa minuti che si sono dipanati sul manto erboso di un Renzo Barbera straordinariamente gremito e traboccante di passione e di entusiasmo. Dovremmo convivere un po' con la mia tosse quest'oggi, siate clementi, ancora messaggi da parte dei nostri web spettatori. Salvatore, buon pomeriggio, squadra imballata, ma non si può prescindere da Soleri e Mancuso, credo che Colini debba lavorare per attuare un turnover razionale, alcuni giocatori davvero sottotono, sì, in particolar modo Henderson, Insigne e Di Francesco, certamente non in serata come abbiamo potuto vedere nel corso del match, sostituiti sia Henderson che Insigne dopo un primo tempo davvero abulico, davvero impalpabile. Mancuso e Vasic sono subentrati subito dopo l'intervallo. Mutara Nebula, ci hanno studiato per bene e puniti, poi con un po' di calzim siamo riusciti a pareggiare con giocatori messi in campo per disperazione. Ritengo comunque Colini un allenatore mediocre, non sono piaciute evidentemente le scelte del tecnico che hanno fatto molto discutere in sede di 11 iniziale, perché ci sono due chiavi di lettura, chiaramente vista dal punto di vista, dalla prospettiva di Colini, si può pensare che se il Palermo ha sofferto tantissimo nel restare corto, compatto, nel mantenere le distanze, nel riuscire ad arginare anche il palleggio, l'incisività in costruzione e ripartenza dello Spezia con un centrocampo comunque muscolare, comunque gladiatorio, magari lo avrebbe fatto ancora di più con un giocatore esclusivamente votato all'impostazione e non certo dinamico come Leo Stulaz. Però c'è l'altra faccia della medaglia, ovvero quante volte abbiamo visto il Palermo non riuscire a eludere col palleggio, col fraseggio, il pressing ultraoffensivo sulla tre quarti dello Spezia. Forse, probabilmente, un giocatore come Stulaz, con la sua tecnica, con il suo piede educato, con la sua visione di gioco, avrebbe potuto dare un po' più di limpidezza in questo senso. Un Palermo che si è appoggiato molto sul lungo nel primo tempo, non è riuscito a costruire, non è riuscito a fraseggiare, solo qualche folata in ripartenza e sugli esterni c'è stata meno propulsività, forse anche e soprattutto perché si era particolarmente preoccupati, no, dal coprirsi un po' le spalle, sia Rezza che Lia spingevano tantissimo ad essere in basso sulle corsie e poi ovviamente anche gli attaccanti dello Spezia hanno dimostrato di essere particolarmente temibili. Allora, ieri allo stadio, Leandro, ieri allo stadio pensavo a chi l'altro giorno nei commenti contestava Stulaz, sia un giocatore che io personalmente apprezzo tantissimo per la visione di gioco, per il senso geometrico, per il fosforo, per le doti balistiche assolutamente d'eccellenza, un giocatore che detta tempi e tracce della manovra, che ha una visione di gioco straordinaria, è l'unico a riuscire tra virgolette a calibrare coi giri giusti in maniera millimetrica dei cambi di fronte che possono scoprire il lato debole della retroguardia avversaria, e poi sulle palle inattive direi che è un battitore assolutamente di grandissima qualità. Ieri ha dimostrato, ieri è un gol di cui forse non si è compreso appieno non solo la bellezza, ma anche l'altissimo coefficiente di difficoltà, perché la distanza era davvero minima, era una punizione calciata praticamente dal limite dell'area di rigore, quindi il margine per riuscire a far passare la palla sopra la barriera, tenendola comunque bassa e centrando lo specchio e la porta, era minimo. Una torsione, una rotazione della caviglia straordinaria, una sensibilità col destro d'altissima scuola. È stata una esecuzione perfetta, un gesto tecnico eseguito con un'armonia, con una dolcezza, con una coordinazione davvero d'altri tempi. È stato un gran gol. Stulaz ovviamente è un giocatore che io apprezzo tantissimo, è chiaro
che ha delle caratteristiche ben precise, e quindi per un centrocampo che garantisca anche un equilibrio, una schermatura, un'aggressione in fase di non possesso, servono due mezzali particolarmente dinamiche e muscolari che lo proteggano in un certo qual senso. Allora, condizione fisica inizio partita in affanno rispetto agli avversari. Da studio posso sapere cosa ne pensate, visto che arriviamo da un riposo di 2 settimane, ogni qualvolta dopo la sosta la ripresa è certamente un'incognita. Nel primo tempo ho avuto anch'io, Massimo, questa sensazione, cioè di un gap a livello di tonicità, di esplosività, di reattività tra i giocatori dello Spezia e quelli del Palermo, con i liguri che arrivavano praticamente prima su tutte le seconde palle, avevano una frequenza di passo assolutamente diversa rispetto ai giocatori del Palermo. Però nel secondo tempo ho visto cambiare parzialmente le cose, quindi probabilmente era un fattore sia di natura tattica che di natura mentale, ovvero il Palermo del primo tempo non è riuscito probabilmente a tenere le giuste distanze, a trovare i giusti tempi del pressing, a muoversi in maniera così armoniosa come magari ha fatto dal quarto d'ora del secondo tempo in poi, perché è vero, insomma, che il forcing del Palermo non è che sia stato particolarmente lineare e fluido, ma è stato un forcing assolutamente intenso, veemente, vigoroso. Il Palermo ci ha messo anche i muscoli, ci ha messo anche il fisico, ci ha messo la corsa nella ripresa ed è riuscito a mettere alle corde nell'ultimo quarto d'ora lo Spezia, rimontando un doppio svantaggio, cosa assolutamente non banale. Ieri a catena di essere un vero disastro, Henderson, Insigne, Mateiu, sì, scandalosi, tu usi un termine molto forte, sì, è stata una prestazione assolutamente mediocre, impalpabile, per non dire scadente. Sì, Henderson irriconoscibile, ha sbagliato tutto quello che c'era da sbagliare, tra cui anche la misura e il dosaggio di alcune imbucate, di alcuni scarichi piuttosto elementari per un giocatore della sua qualità. Insigne non si è mai acceso, fondamentalmente, ha dato poco in fase offensiva, ha sofferto tanto in fase non possesso perché non sempre ha ripiegato quei tempi giusti, e il povero Mateiu spesso si è trovato uno contro uno con avversari non certo teneri e ha gettato il cuore oltre l'ostacolo, come fa sempre, con la sua solidità, con la sua sagacia, con i suoi limiti che conosciamo, ma non credo sia stato il peggiore in campo, se proprio devo dire la mia, nella partita di ieri contro i liguri. Allora, Spezia che tra l'altro mi ha molto favorevolmente impressionato, Marcello Di Stefano l'avevo scritto che sarebbe stata una gara difficilissima, autore, adoro Brunori, ma Soleri e Mancuso al momento sono molto più in forma, secondo me. Ne parlavamo poc'anzi ai microfoni spenti, a mio avviso ieri Brunori ha sofferto tantissimo la mancanza di sviluppo di trame offensive della squadra, in particolar modo nel primo tempo, in cui il Palermo non riusciva a costruire, non riusciva assolutamente a uscire dal pressing spezzino col fraseggio in maniera limpida e lineare, e spesso lanciava a lungo palle sporche, e devo dire che Brunori si è molto, a mio avviso, speso e sacrificato lottando, coprendole queste palle, facendo salire la squadra, legando il gioco. Poi non ha avuto quasi mai modo di attaccare a profondità, di battere a rete, l'ha fatto una volta, a mio avviso, anche bene, dopo l'1-2 con Insigne, e Dragoschi si è disteso in tuffo, ha disinnescato il suo destro. Nella ripresa, in cui il Palermo ha fatto meglio, l'ho visto anche meglio, l'ho visto anche attaccare la profondità con più continuità. È chiaro che poi da Brunori ci si aspetta sempre la doppietta, la tripletta, chiaramente non può essere così. È ovvio che Mancuso e Soleri, per caratteristiche non solo tecniche ma anche fisiche, in quel momento della partita, in quella porzione della partita, erano certamente più funzionali ed efficaci. Corillo ha capito, li ha messi dentro entrambi e l'inerzia del match è cambiata. Allora, Matteo, mi sono fatto un bel volo da Roma per vedere il Palermo, spettacolo, il solito non me l'aspettavo, ma lo stadio
l'ho visto in condizioni penose, poche luci, sporcizia, puzza, è una roba che non vale i soldi spesi, mi dispiace. Insomma, questo, Matteo, è un pensiero assolutamente legittimo, condivisibile e condiviso da tantissimi frequentatori dello Stadio Barbera, che è il teatro dei sogni dei tifosi del Palermo, lo amano e vorrebbero vederlo certamente in condizioni strutturali di manutenzione, di fruibilità ben diverse a quelle attuali, che non sono sicuramente consoni allo standard di una città, di una tifoseria gloriosa come quella del Palermo. Salvatore, buon pomeriggio. Squadra, ah, questo l'avevamo già letto, hai visto anche il nostro Federico Serra per dei colpi. E poi Matteo, un amministratore comunale darebbe la concessione allo stadio a patto di una ristrutturazione profonda della riqualificazione urbana limitrofa parco della favorita. E utilizzo i trasporti, sì, assolutamente. Il City Group, l'abbiamo detto più volte, sarebbe già pronto, a fronte di una concessione pluriennale, a intanto a investire, a improntare di tasca propria per ristrutturare e riammodernare il Renzo Barbera. Speriamo che con le tante cose belle che stiamo vedendo con la nuova proprietà possa arrivare anche il momento del nuovo, tra virgolette, nuovo stadio del Palermo, quello del Barbera, rinnovato e tirato a lucido. Poi abbiamo Edo Cioleando, ancora una volta abbiamo preso tre gol in fotocopia, stesso gol subito a Cosenza, tutti con le Spezia, la stessa posizione. Non dovremmo evitare che accadesse, o meglio, non dovrebbero loro evitare che accadesse, sì, prioritariamente, auspicabilmente. Il problema è che prendi delle ripartenze che non dovresti prendere, quantomeno mancano a volte le marcature preventive, manca, tra virgolette, una certa predisposizione e rapidità a ricomporre la densità quando perdi palle in una zona calda del campo. Poi è chiaro che l'esecuzione balistica di qualità la fa da padrone, cioè su Eurogol come quelli di Canotto e di Cervo penso che puoi farci veramente poco. Addirittura ieri Rezzi è stato mandato sul piede debole, il destro, non sul piede forte il sinistro, ma è riuscito comunque a tirare fuori dal cilindro un coniglio di straordinaria qualità, quindi insomma bravo lui, anche se mi sento di dire che ieri era una conclusione sicuramente meno imparabile, per usare un eufemismo, rispetto a quella di Canotto e Cerno, che si sono spente quasi sul 7. Questa era una bellissima conclusione, ma forse piacere qualcosina in più poteva fare. Daniele Colombino Mezzuetto, d'altra parte, se mi auguro che il Palermo possa fare il suo posto in verso la Serie A, credo che con questa squadra possa raggiungerlo. Ringraziamo ovviamente Daniele Colombino Mezzuetto. Tra l'altro credo che anche il Trapani con la nuova proprietà sia partito particolarmente bene e ci siano anche i presupposti gradualmente per tornare a scalare tra virgolette i gradini del calcio, prima di tantissimo poi professionistico. Ricordiamo un Trapani che ha sfiorato anche la Serie A in un paio di occasioni, giocando un calcio veramente molto molto gradevole. Edo, cosa ne pensi delle prestazioni altalenanti di Anderson? Secondo me Mancuso merita di partire all'inizio. Che Mancuso meriti di partire all'inizio, assolutamente sì, magari in questo momento in cui Insigne e Di Francesco non attraversano un momento particolarmente felice e brillante, potrebbe Corini dare una chance all'ex Como. Dal primo minuto Henderson è un giocatore che io stimo tantissimo, sono rimasto molto sorpreso sinceramente dalla prestazione assolutamente opaca, bulica, inspiegabile del ragazzo contro lo Spezia. Gli abbiamo visto fare grandissime cose nelle precedenti uscite, sì, speriamo che trovi continuità. Ecco, probabilmente questa alternanza di rendimento, queste oscillazioni possono costituire la ragione per la quale un giocatore di questo livello, di queste qualità tecniche, di questa esperienza, non giochi stabilmente in Serie A. Poi, caro Serra, sei d'accordo? Sì. Allora,
Giuseppe, due panchine consecutive a Brunoli farebbero benissimo, questo è il parere di Giuseppe. Tra l'altro ricordiamo che il Palermo sarà impegnato domenica prossima alle ore 16:15 nell'ennesimo turno casalingo contro il Fanorino di Codalecco, vittoria obbligatoria. Il Palermo in questo momento è scivolato al terzo posto, poi vedremo la classifica e capiremo perché è fondamentale ottenere i tre punti contro la matricola guidata adesso da Bonazzoli. Poi altri messaggi, continuate ovviamente a mandarne in quantità, vogliamo assolutamente conoscere il vostro parere, il vostro punto di vista, le vostre considerazioni sul match di ieri, sul proseguo della stagione in casa rosanero. Allora, nel primo tempo a destra abbiamo fatto molto male, tra Matteo che non spingeva, Henderson e Insigne non ispirati, abbiamo comunque sofferto poco perché occasione alla quella dalla parte loro, nonostante siano squadre di tutto rispetto, non ne sono arrivate tante. Poi il solito cuore, la solita fondamentale importanza dei nostri cambi di livello. Mi sembra una disamina perfetta quella di Francesco. E poi Matt, buongiorno carissimo, oggi volevo parlare dei quasi 30.000 meravigliosi tifosi che si sono recati allo stadio, la società parla di ammirazione e orgoglio per questi tifosi, però sono solo 4 tornelli, ecco, e questo lo faremo presente perché le operazioni di ingresso probabilmente potrebbero anche essere accelerate ed essere più fluide se vi fosse un numero maggiore di tornelli aperti. Non sappiamo se vi siano delle ragioni alla base di questa scelta, magari tecnica, magari di ordine pubblico, magari logistica, chiederemo al club. Però sì, bravo Matt, perché mi fai un assist straordinario. Ieri la cornice di pubblico è stata ancora una volta estasiante, uno spettacolo meraviglioso, un'atmosfera da brividi, elettrizzante, una coreografia fantastica, una passione, un sostegno continuo, incessante, sfrenato. Ieri ho anche sentito degli amici e delle amiche che per la prima volta tornavano al Barbera dopo tanti anni, e al di là del risultato, al di là dell'evoluzione della partita, hanno vissuto una serata dal punto di vista emotivo estremamente gratificante. Allora, continuate a scriverci, condividere ovviamente la nostra diretta sui vostri profili social. Eccolo qua, il nostro grande Guiscardo. Sicilia, buon pomeriggio, brutto Palermo, soliti problemi in casa, Corini non trova la quadra, altrimenti deve trovare la quadra, altrimenti in casa sarà sempre la stessa storia, farei riposare il Insigne di Francesco per dare più spazio a Mancuso e Soleri. Ritengo Piacelli colpevole del primo gol preso, in casa non c'è un gioco, si buttano spesso palloni in avanti alla ricerca di una giocata. Ma perché creare danno alla società e all'immagine di Palermo lanciando bottigliette e botti in campo nonostante la gente è in fila fuori ammassata? Poi ovviamente questo messaggio proseguirà da parte del nostro Guiscardo. Sì, Insigne di Francesco probabilmente attraverso, lo abbiamo detto anche poc'anzi, un momento particolarmente opaco. Mancuso e Soleri scalpitano, mordono il freno, sono tra i calciatori in assoluto più frizzanti e in migliore condizione allo stato attuale. E andiamo avanti, Salvatore, la mediocrità, non so a cosa ti riferisci in particolar modo, puoi anche essere più esplicito ovviamente nel prossimo messaggio. Manu K, gran carattere, grande squadra, l'anno scorso avremmo perso, buon punto, testa a Lecco, Corina ancora cambia azzeccate ancora una volta, proveremo Mancuso e Soleri all'inizio, insomma un leitmotiv questo. Voi tifosi che avete anche grandissima competenza dal punto di vista tecnico-tattico, state un po' dando la stessa chiave di lettura e suggerendo anche i medesimi correttivi in vista dei prossimi impegni. Ricordiamo il prossimo delicato, fondamentale da non sbagliare, in casa contro il Lecco di Bonazzoli. Palermo che poi farà visita alla Sampdoria, a Marassi, in quel di Genova, per poi ospitare Cittadelle, Brescia, rapida successione di nuovo al Barbera. C'è bisogno di accelerare, c'è bisogno assolutamente di capitalizzare al meglio anche questi turni
interni. Allora, undicesima giornata, non mi vuoi assolutamente far vedere i risultati, io volevo rinfrescare la memoria al nostro pubblico, ma scusa, ti ho fatto lavorare, Serra, quindi utilizziamo anche, no, il lavoro che tu hai fatto e vediamo se Serra ha scritto bene i risultati. Allora, Parma Como 2-1 nell'anticipo di Verdi, Bari Modena 1-1 con l'esordio di Pasquale Marino, Cremonese su Tirol 0-1 dopo due sconfitte consecutive, bisogna rialzare la testa allo Zini contro i grigiorossi. Il Lecco non trova assolutamente punti e risultati, perde in casa 2-0 contro l'Ascoli, poi Pisa Cittadella 2-1, Ternana a Brescia 0-1, Catanzaro Feralpi 3-0, Sampdoria Cosenza 2-0, Reggiana Pisa, scusate, Reggiana Venezia 1-0 e Palermo Spezia, l'abbiamo visto 2-2. Per questa classifica, con il Palermo che scivola ovviamente al terzo posto, il Catanzaro continua a volare dopo la vittoria netta sulla Feralpi, rimane solo al secondo posto la formazione di Vivarini, quindi 23 il Parma, 21 il Catanzaro, 20 il Palermo che è una partita in meno, ricordiamo, a recuperare l'8 novembre al Barbera contro il Brescia, stop anche per il Venezia a Reggio Emilia contro la Reggiana, quindi Venezia che resta un quarto a 18, 14 punti ex aequo per Como e Cosenza al palo, anch'esse sconfitte il Como al Tardini contro il Parma, il Cosenza a Genova contro la Sampdoria che ha ottenuto una vittoria, direi fondamentale per scacciare un po' i fantasmi di una crisi che sembrava non avere soluzione di continuità. Allora, il prossimo turno lo vediamo dopo. Alla fine diamo ancora spazio ai messaggi da parte dei nostri web spettatori, che sono davvero tantissimi. Nella puntata di quest'oggi, ieri hanno gremito il Barbera con il loro entusiasmo, hanno esultato, immagino in maniera smodata, smisurata, al gol di Leo Sturz al minuto 104, dal peso specifico straordinario, ma anche di una bellezza disarmante, dall'impatto emotivo davvero unico per il minuto, il momento storico del match in cui è arrivato. Sergio Normone, se fossero entrati prima Mancuso, Sturz e Soleri, avremmo potuto vincere, questo il parere di Sergio. Poi ancora messaggi, Mutara, Leandro, mi suggerisci la cura, il Fluimicil, mi passa tutto, sì, una volta l'ho anche preso, ma io sono personalmente contrario alle medicine, quindi insomma chiedo al mio corpo di fare da solo, speriamo che ci riesca anche questa volta, fino a 48 anni è andata discretamente bene, è un po' colpa di Sturz, perché insomma ieri ho perso il mio proverbiale aplomb, al momento, poi non è proverbiale, al momento della rete del pari, insomma si gioisce anche in tribuna stampa. Salvatore Parisi, la prestazione scadente di alcuni giocatori ha ingigantito i meriti allo Spezia che fin qui naviga nei bassi fondi della classifica. Come può dire che Colini che lo Spezia è una grande squadra? Qua io non sono d'accordo con te, saluto, perché per me lo Spezia è un'ottima squadra. Poi ovviamente il calcio è bello perché è vario, ma se vai a spulciare un po' la rosa a disposizione di Albini, che è un tecnico di grande concetto, capace di caratterizzare fortemente le sue squadre dal punto di vista tattico e dell'impianto di gioco, ti renderai conto che ci sono le individualità per questa categoria di altissimo livello, quindi non era un avversario morbido, tutt'altro. A dispetto della classifica, lo Spezia viene dalla Serie A, dice Manu Cappa, però un buon campionato con la classifica bugiarda, il punto è meglio di zero, insomma qui non posso che essere d'accordo con il nostro grandissimo Manu. Allora, bravo Giuseppe, si parla poco di Lund che anche ieri ha fatto l'assist a Mancuso per il primo gol, io non l'avrei tolto, era un po' stanco ma per me ha fatto una signora partita, nonostante abbia un po' sofferto Elia nella prima parte del match, nonostante in fase di copertura qualcosina ancora deve migliorare, ma mi è piaciuto tanto perché è un ragazzo assolutamente coriaceo, ordinato, ha grande gamba, grande frequenza di passo, sta imparando anche a giocare con la squadra, a entrare dentro il campo, a fraseggiare, sta crescendo dal punto di vista della consapevolezza, dell'autostima,
punta l'uomo, scorazza palla al piede, fraseggia molto bene con i compagni sulla catena di sinistra. Posso dire una cosa, la sua evoluzione così rapida, repentina, dal punto di vista tecnico-tattico, mi sta sorprendendo in positivo, non me l'aspettavo, devo dire la verità, non così presto, non so Federico Serra cosa ne pensi, però bravo bravo Lund, sono assolutamente d'accordo con te per quanto abbia margini ancora di miglioramento o inesplorati. Poi Edo, pensi che la formazione iniziale sia stata sbagliata? Solitamente gli allenatori mettono quelli con la forma fisica migliore, così non mi è sembrata. Guardiamoci contro il Lecco, non sarà una differenza. Ripeto, non esiste controprova. Poco fa ho provato a dare una chiave di lettura. È chiaro che da Henderson, per quelli che sono i suoi standard, non puoi attenderti una prestazione di questo tipo. Quindi da questo punto di vista mi sento di assolvere Corini, così come Insigne di Francesco, probabilmente hanno giocato una gara nettamente al di sotto dei loro standard. Da un lato, ripeto, come uno Spezia così aggressivo, così lineare, così incisivo, così frizzante, poteva essere considerata corretta l'idea di schierare un centrocampo particolarmente fisico, muscolare, votato alla schermatura e all'aggressione, perché permettersi un Leo Stuart al primo minuto avrebbe potuto costituire magari un lusso eccessivo. Dall'altro, però, vedendo il pressing ultraoffensivo e lo Spezia, le difficoltà clamorose del Palermo a uscire col fraseggio palla al piede, viene da dire, ma sicuramente con Stulaz le uscite sarebbero state molto più limpide, molto più pulite, molto più di qualità. Quindi non c'è male controprova. E poi Edo cosa scriveva? Me l'hai fatto perdere? No, era quello che avevamo letto, andiamo avanti. Allora, Matt, questa squadra è veramente forte perché sta pur giocando Marino, abbiamo pareggiato contro una squadra che mi ha impressionato per gioco fisicità, non si capisce come mai si trovi giù in classifica. Io ho fatto proprio la stessa domanda ad Alvini in sede di conferenza stampa. Bravo Matt, perché mi trovi assolutamente d'accordo. Allora, ovviamente mi ringrazio sempre per il consenso, l'affetto, l'interazione che mostrate nel corso delle puntate del nostro format. Mi piace disquisire di calcio con voi, perché non siete soltanto appassionati, non siete soltanto tifosi, ma siete anche competenti dal palato fine sotto il profilo tecnico-tattico, quindi insomma c'è anche tra virgolette da cogliere spunti assolutamente di arricchimento da questo punto di vista. Per questo dico senza retorica che siete voi la linfa vitale di questa trasmissione. www.medical.it è l'indirizzo del nostro portale informazioni sportive sul web. Tra l'altro due recuperi si giocano nella giornata di oggi, quello tra Brescia e Modena, quello tra Pisa e Lecco. Vi daremo tutti i ragguagli ovviamente sul nostro portale, seguiremo i due match, serata anche di Champions League con le due italiane impegnate, l'Inter contro il Salisburgo alle 18.45 e il Napoli contro l'Union Berlino questa sera alle 21. Insomma, tanti appuntamenti per i calciofoni molto molto interessanti. Con il Belize recuperato per domenica? No, se la notizia riguarda no, ti ho risposto, non sarà recuperato per domenica. Poi Fabio Volo, due punti persi contro una squadra che ha soltanto 6 punti, questo il suo parere. Ancora messaggi da parte dei nostri web spettatori. Io vi ricordo ovviamente che il Palermo tornerà in campo domenica alle 16.15, che sabato sarà in programma la conferenza stampa con il protagonista, il tecnico del Palermo Eugenio Corini, che in settimana Radio Medico la seguirà il suo consueto palinsesto in onda ogni giorno dalle 15, live in streaming sul nostro portale www.medical.it, sulle piattaforme YouTube e Twitch, sui nostri canali social. Condividete, mi raccomando, questa diretta. Poi dalle 18.30, sesta rete TV, canale 81 del digitale terrestre. Quanto manca, Serra? Quanti minuti di recupero mi dà? Niente, siamo oltre il 104esimo, quindi non mi resta che calciare questa meravigliosa punizione a giro dal limite dell'area, metterla all'incrocio dei pali, farti esultare. Ogni tanto a calcio 5 lo faccio, ma insomma non vogliamo rivelare, no, quello che accade sul nostro rettangolino verde, perché non è un rettangolo.
Ah, noi torneremo in campo giovedì comunque, per chi fosse interessato, sta mordendo il freno, o come Soleri e Mancuso, anche Federico Serra, che non vede l'ora di tornare in campo. Allora, nonostante il mal di gola, sono riuscito a portare a casa questa diretta col vostro aiuto, anche coi suggerimenti, credo di Mutara o di Mano, di Mutara, non ricordo, anche con i suggerimenti medici dei nostri web spettatori che terrò in debito considerazione, e vi ringrazio. C'è qualcosina proprio in extremis che salutiamo i nostri web spettatori. C'è Gaetano che dice: parlate di un pareggio strabiliante, ma forse non capite che abbiamo giocato con lo Spezia e vi voglio ricordare che c'erano 30.000 spettatori. No, nessuno lo nega, nessuno ha neanche negato la superiorità marcata evidente allo Spezia per circa un'ora. Se parliamo di un pareggio prezioso, è perché rimontare in quelle condizioni di doppio svantaggio con una squadra di questo livello in un quarto d'ora, con un gol splendido dal punto di vista balistico al 104esimo, quindi in pieno recupero, è comunque motivo di soddisfazione. E comunque, insomma, il Palermo in una serata non brillante, l'abbiamo detto mille volte, dal punto di vista del gioco corale, delle prestazioni dei singoli, ha mostrato quel coraggio, quel carattere, quella determinazione feroce, quella voglia comunque di portare a casa il massimo possibile in quel momento. Vedi, abbiamo parlato di prestazione intermittente di Henderson, e anche il nostro monitor l'ha visto. E Serra anche in campo dalla regia. No, lui è un tuttocampista, sai, è particolarmente prezioso perché partecipa sia alla fase di possesso che alla fase di non possesso, insomma, si spende tanto, ha grande intensità, grande sagacia tattica e anche una buona tecnica di base. Ogni tanto, insomma, ci regala qualche perla, ogni tanto, insomma, qualche strafalcione. Da questo lo segnavo anch'io, la famosa rubrica della Jalapas, mai dire gol, insomma, di qualche anno fa. Scherziamo chiaramente. A questo punto, ragazzi, grazie ovviamente per il vostro affetto, grazie per amare così tanto il Palermo Calcio, grazie per seguire Mediagol.it tutti i giorni, sia durante il nostro format che sul nostro sito, e grazie chiaramente per averci carinamente sopportato anche oggi, nonostante il mal di gola del sottoscritto. L'appuntamento con Radio Mediagol è per domani, sempre alle ore 15. Grazie, buon pomeriggio.